Nel 1998 Vulci, in due camere affiancate, vennero alla luce due corredi intatti, oggi esposti nella sala 4 del museo, dentro la stessa vetrina. Per noi sono la tomba del Cottabos e la tomba dei vasi del pittore di Micali, perché non conosciamo i loro nomi, ma in vita erano forse una coppia di sposi. In ogni caso furono deposti vicini e non sono stati separati. Tra i vasi della tomba del Cottabos c'è una grande idriattica, decorata a figure nere sul fondo arancione dell'argilla, con due scene: una delle fatiche di Ercole sul corpo e la partenza di un guerriero sulla spalla. La decorazione interessa solo la parte anteriore del vaso, mentre il retro è dipinto di nero. È il vaso più grande della vetrina, alto quasi 57 centimetri, e per questo è esposto sul fondo. L'Idria è un vaso disegnato per attingere e versare acqua potabile. Era anche un vaso da banchetto e simposio, dove l'acqua era impiegata per diluire il vino. Ha un corpo panciuto, un collo stretto e tre anse, due simmetriche sul punto di massima espansione per il trasporto del vaso. La terza, impostata sul retro fra collo e spalla, è simile alle anse delle brocche e infatti si impugnava per versare il contenuto. Alcune idriai sono decorate con scene di donne in fila per attingere acqua a una fontana, ciascuna provvista di uno di questi grandi vasi che di solito trasporta sulla testa, inclinato se è vuoto, diritto quando è pieno. In questo caso sul capo c'è anche una banda di tessuto arrotolato per attutire il peso. È un metodo ancora utilizzato in diverse parti del mondo. Era necessaria una certa forza per compiere queste operazioni, considerando che una idria di questo tipo, vuota, pesa anche più di 7 kg. La scena principale del nostro vaso mostra la cattura di Cerbero, ritenuta in molte narrazioni l'ultima e più pericolosa fatica di Eracle. La prova consisteva nello scendere nell'Ade, il regno sotterraneo dei morti, e domare il guardiano Cerbero, una creatura feroce, carnivora e immortale. Nella scena si vedono da sinistra a destra alcuni protagonisti della vicenda raffigurati di profilo: Atena, Eracle con Cerbero, rivolti verso destra, e infine gli dei dell'oltretomba, Ade e Persefone, seduti di fronte a loro nel portico del loro palazzo. Atena è in piedi e occupa tutto il lato sinistro. Sembra avanzare scalza verso destra dietro Eracle, protende verso di lui la sua egida. La dea è una protettrice dell'eroe e lo assiste anche in questa fatica. È alta e magra, con l'incarnato candido. Indossa un elmo che la rende ancora più imponente perché il cimiero sconfina nel fregio a meandro che rifinisce la parte superiore del campo figurato. Sotto l'elmo si vedono i capelli scuri che scendono sulle spalle. Il suo chitone è orlato da una fascia rossa ed è lungo fino alle caviglie. Ricade in fitte pieghe sulle gambe, ma soprattutto sui fianchi e dal braccio destro. Con la mano destra impugna una lunga lancia che supera i limiti del campo figurato da entrambi i lati. Il braccio sinistro è completamente nascosto dall'egida e si allunga verso Eracle in un gesto di protezione. L'egida, la magica corazza della dea, ha qui la forma di una mantellina o di un corto poncio. La superficie è squamosa ed è bordata da una frangia di piccoli serpenti. Manca la testa di Medusa, che di solito è fissata al centro del petto della dea. Eracle è rivolto verso destra e ha una folta barba. È un uomo maturo, al termine delle imprese cui ha dedicato gran parte della vita. Volge le spalle ad Atena e occupa il centro della scena, con Cerbero in primo piano che gli copre parte delle gambe. L'eroe è chino sulla creatura, che non gli oppone resistenza. È scalzo e veste una corta tunica quasi completamente nascosta dalla leontè, la pelle invulnerabile del leone di Nemea, conquistata nella prima fatica. È stretta in vita da una cintura e indossata come una corazza. Le zampe anteriori sono annodate sul petto, quelle posteriori ricadono lungo i fianchi e la testa protegge il capo dell'eroe come un elmo. Al fianco di Eracle pende una spada e nella mano destra regge la clava, raffigurata come un lungo bastone non troppo massiccio ma pieno di nodi. Poco lontano, apparentemente abbandonati, si vedono un arco e una faretra, armi care all'eroe. Eracle è armato, ma il mito narra che ha dovuto affrontare Cerbero usando solo la sua forza. Cerbero è raffigurato come un cane nero a due teste, che ha un serpente al posto della coda. Una fascia di folto pelame reso con ciocche bianche e nere alternate caratterizza le sue teste e il suo dorso.
La coda serpentina solleva le sue spire formando una S e termina in una testa di rettile barbuto, con la bocca spalancata che guarda indietro, verso Atena. Nel complesso, il cane ha un corpo non troppo massiccio e musica orecchie piccole e mascelle allungate che possono ricordare un levriero. Indossa sottili collari rossi. È stato domato. Ma le fonti raccontano che ha lottato ferocemente, che la sua coda di serpente ha morso Eracle. È rivolto verso Ade e Persefone, i suoi padroni, e li guarda con un'aria piuttosto mite, come se aspettasse il permesso di andare. In tutto sembra alto circa 1 metro. Le teste infatti arrivano alla vita di Eracle. In altre raffigurazioni, invece, Cerbero è immaginato diversamente, alto quanto un uomo, o con un aspetto feroce mentre abbaia con le zanne bene in mostra, con una coda normale, o anche con 3 teste, secondo un'iconografia che ha avuto molta fortuna. Ade e Persefone sono rivolti a sinistra verso gli altri personaggi e siedono su sgabelli sotto un portico visto di profilo che rappresenta il loro palazzo. Il tetto è sostenuto da colonne doriche e prosegue invadendo la fascia a meandro che chiude la scena in alto. È visibile una falda bianca e nera con una piccola fascia rossa al centro dell'architrave. Ade è in primo piano, ha una lunga barba, regge uno scettro sottile e con l'altra mano sembra carezzare il suo cane. Veste un lungo manto ricamato, non molto diverso dall'abito della compagna. Persefone è al suo fianco e di lei spiccano il viso, le mani e un piede perché sono candidi. La mano destra sembra fare un gesto benevolo verso Eracle e Cerbero. Tutti i personaggi sono pacati, come se stessero prendendo gli ultimi accordi. Sappiamo che il cane potrà partire per essere esibito da Eracle come prova del superamento della fatica, ma che poi dovrà tornare al suo compito di guardiano dell'Ade. L'Idria numero di inventario 131-422 si trova nella vetrina 4 della quarta sala del museo, nella sezione di Vulci. Fa parte del corredo della tomba del Cottabos, scavata nella necropoli dell'Osteria nel 1998. Venne prodotta ad Atene e dipinta con la tecnica delle figure nere dal pittore di Priamo intorno al 510 a.C.